Finalmente ci siamo, la nostra diretta con Lara Bella. Ciao Lara, ciao Miriam, buongiorno, ciao a buongiorno, ciao le tue mani creative. Oggi sì. E finalmente ci siamo, ne abbiamo parlato per diverse settimane, ormai il tempo stringe, Natale si avvicina, oggi finalmente facciamo il nostro calendario dell'avvento. Oggi facciamo il calendario dell'avvento. Evviva, sì, evviva. Sì, bisogna cominciare a prepararlo, non è ancora finito, manca l'ultimo tocco. Esatto. Iniziamo subito nostro bel calendario dell'avvento. Allora, prima di tutto iniziamo con le cosine che mancano. Su ogni cassettino, che sono per bene 25, andremo ad applicare tanti piccoli gessetti profumati con la forma del cuoricino, del fiocchettino, del Babbo Natale e tutto. E quindi adesso iniziamo a preparare i nostri gessetti profumati. Senti, ovviamente lo abbiamo, la struttura si trova così in commercio, oppure l'hai fatta tu? No, questa qua è una struttura che si trova in commercio e io per velocità devo essere onesta che l'ho comprata. Ok. Però è un'idea che comunque puoi recuperare da una scatola degli stivali, puoi veramente fartela, è semplicemente un rettangolo con tanti piccoli cassettini. Ecco, magari dovevamo partire l'anno scorso per farla, è facilissimo. Farò un tutorial per realizzare anche la base. Va bene. Nel dubbio, in tempo per comprarla. Okay. Sì, questa l'ho comprata proprio per velocizzare. Bene. Allora, prendiamo la nostra ciotola, come sappiamo, di plastica, che si trovano senza problemi, o se no le possiamo sempre rubare alle nostre amiche parrucchiere. Si trovano dalla parrucchiera. Lo diciamo sempre. Esatto. Quindi quando il gesso finisce non si lava e non si butta nel lavandino, ma si lascia seccare, come potete vedere, e poi si butta via. Ok, nel frattempo tiriamo via subito i gessetti che avevo preparato ieri, ok, così sono belli asciutti, come vedi si sgusciano perfettamente. Uno stampo a tema natalizio, chiaramente, è vero? È uno stampo apposta proprio per il calendario dell'avvento, perché sono 25 formine, tutte piccoline, molto carine, che noi le usiamo sui cassettini, ma volendo possono essere tanti anche piccoli decori per l'albero di Natale, Miriam. Allora io le sto togliendo uno alla volta e questo stampo, allora, prima di tutto è di produzione italiana, questo è molto importante dirlo. E oltre usarlo per i gessi, non sono riuscita ieri sera a fartelo, ma te lo farò per il primo di dicembre. Ti porterò anche tutti i cioccolatini. Bene, che magari li mettiamo dentro nel cassettino, che se sarai buona e brava così potrai mangiarlo. Se invece troverai del carbone, quindi dovrò stare attenta, insomma, dal primo di dicembre, insomma, faremo questa. Sarà una sorpresa anche per te, perché bene, non saprai cosa ti trovi all'interno dei cassettini. Vediamo, così scopriremo cosa effettivamente Lara pensa di Miriam, finalmente, se lo trovo pieno di carbone. Questa rubrica, allora, insomma, salterà l'anno prossimo, scherzo, ovviamente. Come si fa a preparare? Allora, questo è il nostro stampo, che è proprio, come dicevo, è questo stampo del calendario dell'avvento, molto molto bello, che può essere utilizzato sia per i gessi, ma anche per i cioccolatini e così via, insomma. Perfetto. Va in forno, quindi microonde, in freezer e tutto. Allora, bisogna prendere le confezioni di gesso in polvere. Allora, ce ne sono in commercio tantissime, di tantissime marche. Cosa fondamentale è leggere per bene sopra alla confezione il dosaggio che serve, nel gesso, perché tutte le confezioni sono differenti, quindi io adesso non do proporzioni, ma leggete sulle confezioni se dovete mettere 2 di polvere, 3 di polvere, 1 di acqua. Su tutte le confezioni lo trovate scritto. Perfetto, cioè indicato il rapporto tra polvere di gesso e acqua da inserire. Delle volte sono chiare, delle volte meno chiare, però insomma il bello è lì, adoperarsi per capire come fare. Prendiamo la nostra polvere, prendiamo la nostra acqua. Io uso sempre per come proporzione i bicchierini di plastica, tipo quelli del caffè. Perfetto. Okay. Facciamo il nostro buchino come impastare i nostri tortellini. Questi sono i tortellini di Lara Bella, insomma, i gessetti per il calendario dell'avvento. Ma no, ma perché dici così? Noi li facciamo sempre tutte le domeniche. Ma lo so, ci telefoniamo, sai quante uova hai messo oggi, vero? Ma quali uova? Va bene. Ecco qua, mescoliamo per bene. Sì.
la nostra polvere. Se vedo che è troppo densa, ok, io adesso di solito faccio così, metto un pochino meno acqua per impastarla. Ecco, per fai bene. Vedere a favore di Elena della ecco camera, qua, eccola Elena. Lì. Questa perfetto. È una consistenza giusta o è troppo densa? No, è troppo densa. È troppo densa. Ok, questa è troppo densa, ma l'ho fatto apposta e adesso ne metto un altro goccino. Un po' come le Resdore, tu in realtà vai ad occhio, vai un po' così a naso, no? Ma nelle sì, dosi, più insomma, o meno. Segui le indicazioni, ma poi in verità soppesi lì per lì. Sì, bisogna un pochino far da sé. Già. Ok. Ecco qua, mescoliamo per bene, facciamo uscire tutto il discorso delle bollicine di aria. Sì. Ecco qua, ne mettiamo ancora un pochino perché lo stampo ha molti particolari, quindi lo possiamo tenere anche leggermente un pochino più liquido. Okay. Mescolo per bene, miriam così, ecco qua, e poi posso cominciare a versare nel mio stampo. Allora, se volevo farli profumati, potevo mettere l'essenza di profumo direttamente nell'impasto. Ah. Quindi qualche goccia di essenza profumata. O se no, un'altra idea carina è utilizzare l'ammorbidente, quello che si usa per la lavatrice. Ma senti? Ah sì? Un po' di ammorbidente al posto dell'acqua. Ah, ecco, hai capito. Qua. Bene. Facciamo scendere per bene il nostro prodotto, sì. Ok, senza uscire dal nostro stampo e con una spatolina ci aiutiamo ad appiattire. Sì. Ecco qua, vedi. Ecco, questa è la consistenza, così lo vediamo bene sì, anche nel momento in cui lo versi. È abbastanza cremoso, sì. Vado a posizionarlo sì. Bene, ecco, poi anche questa cosa qua della consistenza dipende sempre da gesso a gesso. Sì, sì. Io non ne ho fatto tantissimo perché non mi piace sprecare, preferisco magari rifare il doppio impasto. Giusto, okay? Giusto, se vedi che te ne avanza ne aggiungi piuttosto che sì. Buttare via quello in eccesso. Ecco qua. Adesso vedi qua ne ho messo troppo in questa parte qua, sì, quindi cosa faccio? Vado a rasare e sì, me lo sposto nell'altro stampino, vedi che sono riuscita sì. A recuperarlo mettendolo certo. Nella parte della stellina, sì. Quindi usare la spatolina ci aiuta veramente tanto, ok? Quindi qua io adesso ne riempio solo qualcuno, certo, perché anche li ho già preparati, tanti li hai vi sì. Riempite tutto il vostro stampo. Ecco, volevo far notare la cosa interessante di questo stampo, che essendo anche tanti, sono tutti belli bilanciati, ci sono delle volte degli stampi, ma anche quelli da cucina, sì. Per fare i dolci, così che riempi una parte e si imbarcano, esatto. E ti viene tutto il dolce storto, invece questo stampo qua è proprio ben bilanciato, vedi come sta bello fermo. È vero. E questo qua è, beh, sai, noi italiani abbiamo una marcia in più comunque. C'è poco da fare, sì. Ecco qua, tiriamo giù bene il nostro gesso, la nostra polvere ceramica o gesso, sì. Cioè, lo possiamo chiamare in vario modo, sì. Ecco qua, e lo andiamo a riempire. Ci sta mediamente mezz'oretta ad asciugare, però anche qua dipende sempre dal nostro gesso che utilizziamo. Esatto, dalla ecco. Consistenza, dal tipo di gesso. Ah, una mezz'oretta comunque, quindi sì, insomma, sì, un tempo sì. Abbastanza ristretto. Adesso qui lo facciamo scendere così e poi voi lo riempite logicamente tutto per bene a casa o metti che non lo volete fare tutto. Potete riempire anche solo una parte, mm-hmm. Ecco qua. Fatto questo si lascia asciugare. Perfetto. Il gesso che rimane lo lasciamo all'interno della nostra confezione, cioè del nostro barattolo di plastica, lo lasciamo seccare e poi lo buttiamo via in un secondo momento. Quando è secco, perché quando altrimenti secco. Che cosa accade se lo andiamo a sciacquare nel lavandino, che poi dopo si deposita tutto nel sì, nostro scarico sì, e facciamo sì. Un sacco di danni. Un bel macello. Già. A questo punto sposto il mio stampo, sì. Lo mettiamo qua. Guarda, e lo qua. Lasciamo asciugare perfettamente. Perfetto. Allora adesso prendiamo la nostra casetta di cartone. Sì. E cosa facciamo? Cominciamo ad andare a colorare la parte sopra del sì, tetto, sì. Ok, io adesso faccio vedere proprio un inizio, sì. Ok, quindi con semplicemente del colore oro e un tampone andiamo a colorare. Cos'è, un acrilico, vero? Sì, sì, un colore acrilico. Andiamo okay. A colorarla tutta per bene così, compreso ecco. I cassetti, sì. Ok, e la parte
che crea la struttura, certo, okay, tutti i profili di profili, quindi la posso andare proprio senza primer, senza niente, anche così, perché questo è bello da fare con i bambini, quindi lo sto facendo in un modo molto molto semplice, sì, vedi, andiamo a colorarlo tutto bene così e andiamo a colorare bene tutti i cassettini con il nostro tampone. Mm-hmm. Ecco qua, uno lasciamo asciugare, una o due mani, ecco, se vogliamo essere più bravi tiriamo fuori i cassettini, però possiamo anche fare semplicemente fatto in questo modo e coloriamo tutta la nostra casetta. Quindi adesso io non lo sto a fare tutto, poi ti divertirai tu a finirla con le tue bimbe. Mi dà sempre i compiti a casa, sì, ma Lara. Poi ti voglio vedere. No, beh, ma è chiaro, mi devi dare anche il voto, giusto? No, ma so che ti diverti tanto. No, mi diverto tanto un sacco, tu. È vero, sì. Allora, prendiamo del nastro adesivo il foglio, sì, biadesivo. Il foglio biadesivo, sì, nastro adesivo e mettiamo ecco, un pochino di... Sì. Ecco qua, che lo devo riuscire... È più difficile a staccare. Eccolo come siamo qua. Messi a manicure, malissimo, Lara. Ecco, allora vedi perché non riesce a togliere lo scotch? Malissimo, purtroppo. Ecco. Guarda, io invidio quelle che ci sono delle decoratrici, anche delle mie amiche, che hanno delle unghie bellissime. Io, ragazzi, cioè, a lavorare, vabbè, a me le unghie si spaccano, non so voi, cioè, lavorare poi con del gel finte, non... Niente da fare. Eccoci qua. Ecco qua, andiamo a mettere anche la seconda parte. Bene. Allora, poi sul portale creareinsieme.it vi metterò anche il cartamodellino della casetta e del tetto. Dai. Però vorrei che voi imparaste minimamente anche a realizzare un pochino senza utilizzare sempre dei cartamodelli, un po' a inventarsene, esatto, le cose. Ok, allora prima cosa dobbiamo tagliare una strisciolina lunga tutta la nostra stoffa, perché sarà la parte della base. Giusto. Ecco, quindi giusto, prendiamo la nostra forbiciona, sì, e tagliamo circa un centimetro, una striscia lunga circa un centimetro. Io sto tagliando direttamente, voi segnatevela con matita e righello, ma una strisciolina dritta riuscite a tagliarla, certo, anche voi. A questo punto prendiamo i due pezzettini che abbiamo utilizzato per la carta e andiamo a tagliare la lunghezza un pochino più abbondante. Eh sì. Ecco qua. Perché abbiamo il tetto spiovente nella nostra casina dell'avvento. Ecco qua, uno e uno, due. Quindi andiamo a tagliare i nostri pezzettini di panno lenci, che può essere anche qua veramente un materiale di recupero. Ecco qua, tiriamo via e andiamo a controllare se vanno bene, quindi senza appoggiarlo, sì, lo prendiamo, posiziono, le misure, però vedi che ci sta, ok? Sì. Nella parte del nostro rettangolo ci andiamo a disegnare o a fantasia, andiamo a fare una sorta di smerlatura. Ah, okay? Così proprio? Sì, 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 proprio. Dovete minimamente abituarvi ad improvvisare e a realizzare un pochino anche le vostre fantasie, insomma. Giusto. Cioè, io vi posso dare degli spunti, però poi è bello che siate tirate fuori anche la vostra fantasia, insomma. Tanto, ecco, voglio dire, è la nostra casina dell'avvento, deve piacere, sì, più, sì, o meno a noi, se anche non è perfetta, ma insomma, va bene, ci va permette benissimo di esprimerci e di divertirci, va bene. Sì, perché poi questo è bello fatto con i bambini, e i bambini non è bello farli lavorare, no, troppo con delle mascherine. No, cioè puoi anche stare a sottolineare la loro creatività. Esatto. Okay. A questo punto attacchiamo il primo pezzo, in questo modo qua. Ok, come vedete, eccolo, sono stata un pochino troppo scarsa, ecco, nella, però vedete, vedi che Lara fa anche finta di sbagliare, no, a volte sbagliato. No, ti stavo sostenendo. No. È la nostra Lara che ci mostra come ovviare i piccoli errori della nostra creatività. Sbaglio anch'io tanto. Ecco qua. Ecco qua, vedete che qui però sta proprio bene, bene. Qui nell'angolo è andato a
coprire, e qua la parte, questa qui, è bella che rigiri un pochino. Bene. Ok? Ok. A questo punto mettiamo l'altra. Sì. Quindi vado a incastro un po' così sopra. Sì. Quindi vedete che questa parte qui sono andata un po' a punta nel nel taglio. Perché così si... Perché così lo vado proprio a mettere. Allora tagliamo bene qui, che c'ha un filino che non mi piace. Ecco. Ecco lì. La sarta che esce purtroppo dalla nostra Lara. Sì, sì. Sì. Adesso comunque nelle prossime puntate facciamo una mantella, perché sono due una anni mantella che addirittura. Sì, sono due anni che te lo preparo. Pensavo, te lo prometto. Attacchiamo un bottone a una camicia, una mantella addirittura. Una mantella, facciamo una mantella. Va bene, una mantella. E qui il nostro tetto, qui lo andiamo un pochino a tagliare perché è un pochino abbondante. Quindi vedete, con una semplicità incredibile. Ok, e questo bene. È fatto il nostro tetto. Poi prendiamo un pezzettino di recupero di bacche, di sì. fiori e così via, e vedi che hanno tutte queste punte, tutti questi cornini sì. che escono. Sì. Ok. Allora, in tutti questi cornini ci facciamo il girettino fatto così della cornucopia, che porta tanta fortuna. È vero, quindi ne abbiamo tanto bisogno. Sì, ve lo girate sulle dita. Bello. E le corna le trasformiamo in riccioli delle cornucopie. Non ridere. No, no. No, no, è proprio un bel lavoro da... Ecco qui. Qua da intrecciare là. Ecco qua, fatto per bene. E poi dici, e alla fine cosa facciamo? Perché rimane quello veramente, questo qua che è brutto. Quello lì come, non uno posso dice, farci lo taglio. Invece sì. Invece sì. Ci fai il ricciolino anche lì. Ah, faccio è vero, è diventato ricciolino anche in anche questa qua. Parte qui. Questa sì. qua è un po' la base del Biedermeier. Ok, che anche questa tecnica non ti ho mai fatto vedere. La famosa signorina Biedermeier nel cartone sì, di Heidi, no, mia. Non è quella, è un'altra. Sì, secondo me Zero lo sa chi è Biedermeier, ma dopo glielo chiedo. Non avevo mai associato. Comunque io subito. È anche una tecnica decorativa ecco. molto bella, dove si usano le spezie. Allora, dopo la mantellina ci mostrerai anche la tecnica Biedermeier. Stiamo svelando troppo. Vabbè, Natale, siamo buone. A questo punto vedi che è già più bellino, prendiamo sì. la nostra colla caldo, tutti pronti per dare i bacini sulle mie dita che esatto, adesso mi scotta. Esatto, okay. Ecco qua, con la colla caldo. Mettiamo bene. Un bel po' di colla caldo sul nostro ramoscello sì. e lo andiamo a mettere sul nostro tetto. Ah no, mi sono scottata ragazzi. Aspetta, oggi. Lo stai ancora maneggiando? Dai, sempre verso la fine i bilanci, cara Lara. Ecco qua, schiaccia e bene. E lo andiamo a posizionare. Vedi come si è già arricchito? Eh sì. Che ne è scappato uno, facciamo le riccioline. Ecco. Ok. E quindi dopo, vabbè, se volete ci potete mettere degli uccellini, delle campanelle, potete fare un po' quello che desiderate. Mettiamo un goccino di colla anche qua, Miriam. Sì, così lo attacchiamo per bene. Perfetto, perché così lo attacchiamo per bene e rimane più pulito. Ecco. Poi la strisciolina che tiriamo via, puliamo il tavolo. Ok? Sì. La strisciolina esatto. la dobbiamo attaccare qua. Sì, dobbiamo fare il nostro okay. prato. Allora, guardiamo, ecco, sto ferma qua. Okay. Allora, adesso mi scotto davvero. Sì. Allora, giro sul tavolo, chiudo sì. qua la punta della pistola a caldo esatto. e vado a mettere un bel po' di colla a caldo. Io adesso uso questa per velocizzare, ma potete sì. usare anche della semplice colla, cioè okay. se avete il tempo di lasciarla asciugare. Sì. Ok, ne metto un bel po', prendo la mia strisciolina, attenzione, circa, e la vado a posizionare. No, non mi scotto. Non si scotta oggi. Oggi non mi voglio scottare. Va bene, se me ne accorgo non lo vuoi far notare, però mi perdoni se lo dico, vero? Okay. Ecco qua. Va bene. Perfetto. Là. Vedete come è andata giù bene. Qui nell'angolino. Come facciamo? Adesso, così l'ho messo a favore di Elena. Sì. Facciamo questo giochino qui. Andiamo a mettere un goccino di colla nell'angolo. Sì. E andiamo a piegare in questo modo. Facciamo un ricetto. Un ricettino, tipo una piccola pezza, mi sono scottata. Ecco, vedi, lo sapevo. Ma fa parte del gioco, cioè. E poi. Ok. La mettiamo la nostra colla anche qui e andiamo a. Che poi quanto calda sarà la colla a vuoi caldo, sentire? Lara? No, grazie. Lo vedo dalla tua espressione, per cui basta. Ecco qua. Anche dall'altra parte rifacciamo il ricciolino. Ecco qua, vedi, mi giro così. Ecco, un po' contorsionista oggi la nostra Lara, ma vado insomma. Vado a mettere, faccio il ricciolino qua. Aia. No.
Ecco qua, canta, canta, eccoci. E mettiamo l'altra colla. Là. Devo dire che mia figlia, lei non si scotta mai, la piccolina, Vittoria. Ecco. Sì, cioè io mi scotto sempre. Ecco qui. E andiamo a tagliare. Perfetto. Adesso non dobbiamo usare più colla. Ecco, quindi la mettiamo via. La mettiamo via. Ok. Ho già dato per oggi. Quindi, vedete che è già realmente imbastita la nostra scatolina. Logicamente qua deve essere tutta colorata di oro. Sì. La parte dei fianchetti li potete colorare di rosso. E vi faccio vedere quella che ho già terminato, perché sarebbe un lavoro troppo lungo. Però è già questa carino. È l'idea, certo. Adesso allora, andiamo a finire qua, di decorare questa qua. Sì, abbiamo visto che abbiamo fatto tutti i cassettini per bene in oro. Sì. I fianchetti rossi. Rossi. Sì. E poi dietro è tutta rossa. Sì. Che questa diventerà una lavagna dove scriverti un bel pensiero per l'ultimo giorno. Ma me lo scrivi tu, Lara? Sì, te lo scrivo pensiero. Io. Vabbè, va bene, lo ok. Quindi all'ultimo, guarda che la giri in diretta, sì, quindi scrivi delle cose che poi... All'ultimo okay. La girerai e ci sarà il pensiero bene, di Natale. Bene. Quante sorprese. Ecco, sì. Ok. Allora, prima di procedere, sì. Sempre lavoro qui sopra, sì. Prendiamo dello spray effetto neve. Perfetto. Okay. La cosa importante è di sbatterlo bene, 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 proprio tanto. Sì. Stare circa... E spostarsi. Io adesso mi sposto, vengo qua. Vabbè, vieni qua visto che me. Orienti di là, io hai visto io mai. Di là. Inneva allora, pure la nostra casina. A una distanza di 30-35 centimetri andiamo a spruzzare tutto a neve in questo modo qua. Ecco. Ecco qua, ti ho riempito lo studio di neve. Era ora, insomma, la stavamo aspettando tutti la neve, quindi va bene. Vedi, è già perfetto. Bellina. Molto. Dà sì. Quel tocco un pochino così, natalizio. Okay. A questo punto bene. Andiamo avanti. Questa la finisci davvero con le tue bimbe? Ma certo, ma ci mancherebbe, ecco è chiaro. Andiamo a prendere i nostri gessetti sì. Che io avevo già preparato, sì. Li avevo preparati di due sezioni e ti confesso anche una cosa, nel salire stamattina mi sono cascati tutti per terra. Non tutti? Tutti, nell'aprire la porta malefica che no. C'è di sotto, sono tutti cascati per terra, non però se ne è rotto uno. È perché sì, cioè, sono veramente resistenti. Beh. E niente, quindi adesso prendo gessettino per gessettino, lo vado un po' a colorare sì. Con... Sempre con l'oro, vero? Rosso. Oppure scegliamo noi? Sì. Io il consiglio che do è questo. Io li ho fatti ieri sera, poi li ho messi in un piatto e li ho lasciati asciugare fino a stamattina. Quindi evitate di farli e dipingerli subito. Certo. Aspettate che siano belli, belli asciutti. Quindi tuo marito quando stamattina è sceso in cucina e ha visto questi biscottini zuccherati, ne ha assaggiato uno e insomma... No. Non si azzarda a toccare nulla. Non si allora, azzarda. Cioè a casa mia ci sono le cosine con su scritto o mamma o Lara. Ecco, e non si tocca e quindi nulla. Lì non si tocca, ci sono dei piccoli recinti. No, perché magari pensa che sia cioccolata bianca. Hai visto mai? Esatto, appunto, stavo ecco ben qua. Dicendo quello. Ecco, come andiamo, li arricchisci? Ecco, li arricchiamo vedi? Magari con una spennellatina sì. di oro. Sì. Ecco, non vanno colorati tutti, vanno solo colorati alcune parti, tipo qua sto colorando nella campanella il nostro fiocco e il, sì. La campanellina, ok, in questo modo qua, e poi adesso devo riprendere la colla a caldo. Ah, vedi che a volte ritorna, eccola sì. Qua. Allora prendo anche la casettina che me la metto qua. Sì, mettila comoda così. La metto che, comoda. Ok, qua mettiamo questa che doveva finire. E andiamo a metterci un bel po' di colla a caldo dietro. Sì. Ok, la andiamo anche a, oltre che a mettere anche un po' a spiatellare, cioè a spargere nella superficie della campanella e poi? E poi la andiamo ad attaccare sul nostro cassettino. Quindi ogni cassettino avrà fuori il sì. Suo piccolo decoro. Dopo, ecco. Quando si aprirà il cassettino, dentro potrai trovare o il cioccolatino fatto con tanto amore sì. O il carboncino. Fatto con altrettanto con amore, però va bene. Bello, è bello. L'idea è veramente molto carina. Adesso molto. Ne decoriamo magari uno in rosso sì, per vedere. Sì. E logicamente uno poi, vedi che c'è anche il cuore col 25. Oh, vedi, il cuore col vedi. 25 sarà l'ultimo. Sarà l'ultimo, e esatto. Lo facciamo subito. Bene. E poi uno qua, proprio i bimbi, si possono veramente tanto tanto divertire a realizzarli con le mamme, ma comunque anche
se sono un po' grandicelli, possono anche realizzarlo fra di loro, perché è un lavorettino veramente molto carino questo qua. Che meraviglia. Ecco. Senti Lara, in chiusura vorrei anche che tu ci ricordassi l'appuntamento fieristico prossimo, tra i più attesi. Sì, allora dal 5 all'8 di dicembre c'è Curiosa qui al quartiere fieristico di Modena. Io ci sarò con lo stand di Creare Insieme con tante amiche. Le ospiti del mio stand di quest'anno sono Teresa Spinogatti, che ci insegnerà a fare tutte le mattonelle Old America, quindi uncinetto, filati e così via. Antonella Cappai con tutta la bigiotteria in pasta sintetica, quindi tipo Fimo e così via. Sì. Una super ospite, un'amica che io amo tantissimo perché siamo amiche da tantissimi anni, Donatella Ciotti, che presenterà il suo nuovo libro, e anche lì insomma corsi di bigiotteria di cose veramente bellissime con Swarovski, sete e così via. E io invece farò tante cose, dal mushgummi alla decorazione del Natale, ma soprattutto anche tanta decorazione del mobile. È vero. Quindi siete invitati a venire anche con un vostro oggetto, un comodino, una piccola seggiola, così via, e insieme la decoreremo sempre a Curiosa. E poi il 7 facciamo le registrazioni delle nuove puntate, quindi fiera lunedì 7 facciamo un po' di registrazioni delle puntate del giovedì, e quindi se venite a trovarci. Comunque trovate tutte le spiegazioni e i calendari corsi sul sito creareinsieme.it, e spero anche che questo calendario dell'avvento, che è insomma un miscuglio di varie tecniche, vi sia piaciuto. Ah sì, piacerà sicuramente, perché sarà il nostro calendario dell'avvento che giorno dopo giorno a partire dal mese di dicembre andremo ad aprire nei suoi cassetti per trovare insomma la dolcezza, il pensiero, il messaggio, il carbone, anche perché no, in anticipo sulla Befana. Insomma, sarà ancora una volta un modo attraverso cui la nostra Lara Vella ci accompagnerà dritti dritti verso il Natale, un Natale creativo, che vuol dire un Natale in cui sarà bello stare insieme e adoperarsi anche con la fantasia e la propria creatività. Lara, grazie a te, davvero, Miriam, grazie a tutti e alla prossima settimana naturalmente.